Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parleremo di iOS 11. Per chi non lo sapesse, iOS 11 è il software che è stato presentato da pochi giorni da Apple. Apple, infatti, con questo nuovo aggiornamento ha voluto, diciamo, ridisegnare tutto il sistema iOS. Infatti, possiamo intravedere delle nuove funzioni che ci fanno veramente gola. Ma è veramente necessario aggiornare? Lo vedremo dopo la sigla. Ebbene sì ragazzi, dopo circa un anno mi ritrovo qui con lo stesso problema. Aggiorno o non aggiorno alla nuova versione? Ovviamente è una beta, quindi ci portiamo dietro un sacco di problemi. Infatti non voglio, diciamo, capitare come l'anno scorso. Praticamente aggiornando il mio telefono principale ad iOS 10 mi sono, diciamo, ritrovato con il mio iPhone principale con un sacco di problemi. Il primo problema principale è specialmente la batteria. Ovviamente l'iPhone non ha una batteria abbastanza capiente come, diciamo, Android. Cioè, è molto più capiente quella di Android, mentre quella di iOS è poco capiente. Però diciamo, in generale, questo è compensato dall'ottimizzazione. Quindi, ottimizzando il sistema, abbiamo la batteria che dura abbastanza, cioè una giornata. Mentre in iOS 11, la beta, non abbiamo, diciamo, questa ottimizzazione, perché è una versione beta. E quindi ci ritroviamo con un sistema abbastanza instabile, pieno di bug e lag, e senza batteria, essenzialmente. Infatti, mi ricordo che l'anno scorso la batteria durante la beta mi durava all'incirca 3 o 4 ore ed è pochissimo ragazzi per il telefono principale. Invece quest'anno non voglio incorrere nello stesso problema, quindi penso proprio di metterlo sul mio iPhone secondario. Per chi non lo sapesse, da poco ho cambiato iPhone, mi sono preso un iPhone 6 di seconda generazione. È un iPhone 6, diciamo, appena rivisto da Apple. Infatti questa notizia è un iPhone 6 rivisto da Apple. Infatti questa notizia non è, diciamo, uscita tanto alle porte, però questo iPhone, cioè l'iPhone 6 per me è un gran dispositivo. Infatti voglio utilizzare l'iPhone 6 vecchio per installare la beta. Ovviamente questa procedura è abbastanza semplice. Io ovviamente vi sconsiglio di installare la beta su un dispositivo principale, perché rincorriamo troppi problemi. E io essenzialmente ragazzi vi dico di restare su iOS 10 stabile. Cioè, una stabilità così in tutti, diciamo, gli iOS che abbiamo visto è qualcosa di veramente gratificante. Quindi ragazzi, adesso vedremo come installare iOS 10. Ok ragazzi, prima di tutto ci rechiamo nel link che vi ho messo in descrizione. Prima di tutto vi ricordo di non usare il browsers in YouTube, quello già integrato. Quindi ragazzi, per prima cosa lo incollate. E automaticamente si vedrà questa pagina, ricaricate la scheda e automaticamente vi aprirà un profilo nelle impostazioni. Voi cliccate ovviamente su in alto installa, inserite il vostro codice. Ovviamente qui c'è scritto tutto, voi cliccate su installa, vi chiede sotto di installare, ricliccate installa, quindi vi chiederà adesso di riavviare. Voi cliccate su riavvia e l'iPhone si spegnerà. Come vedete adesso si sta accendendo. Inserite ovviamente il vostro codice. E ok. Adesso ragazzi, automaticamente se andate nelle impostazioni generali, in aggiornamento software, vi uscirà iOS 11 developer beta. L'aggiornamento in genere pesa tra 1,5 giga e i 2 giga. Qui nel mio iPhone 6 pesa 1,8,
1,9 perché 1,89. E ragazzi, ovviamente lo potete installare. Ragazzi, ovviamente questo video finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video. E ragazzi, noi ci rivediamo ad un prossimo video.